Buongiorno amici, oggi inizio col ringraziare i tanti cagliaritani che stanno rispettando le regole, sono la maggior parte, spesso con grandi sacrifici, soprattutto chi magari ha bambini piccoli o anziani da accudire, vive anche in case con le dimensioni ridotte. E faccio a tutti voi un invito. Ci sono tanti operatori commerciali che in questi giorni hanno chiuso, però stanno facendo le consegna a domicilio. Quindi se dovete fare la spesa, sfruttate questo servizio, se dovete acquistare dei beni di prima necessità e fate ordini dai nostri commercianti, perché c'è un'emergenza sanitaria, ma c'è anche un'emergenza economica importante che sta cambiando il tessuto economico e sociale della nostra città. E se veramente siamo uniti, se veramente siamo comunità, dobbiamo dimostrare vicinanza a questi lavoratori, a questi professionisti, a questi imprenditori che oggi hanno qualche difficoltà in più. Inizia, diciamo, da oggi una settimana difficile, i numeri in questi giorni sono aumentati e non voglio, diciamo, generare paura e panico nei confronti di nessuno, ma dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi 10 giorni i numeri aumenteranno ancora e aumenteranno molto. Questo non deve nemmeno creare un clima di sfiducia, perché ovviamente ognuno di noi sta facendo delle rinunce importanti, ha cambiato il proprio modo di vivere, sta organizzando le proprie relazioni sociali in maniera differente, le stiamo dedicando e relegando all'attività degli smartphone, ovviamente. Però quello che abbiamo fatto in questa settimana è fondamentale, ed è fondamentale che noi continuiamo a restare a casa, che si esca solo per i motivi essenziali per i quali ci ha chiesto il governo di uscire, certo il governo che si può uscire, perché solo così si limita il contagio. I primi risultati li avremo tra una settimana e una decina di giorni, non prima. Quindi vi chiedo di non perdere la fiducia. Quello che stiamo facendo, quello che state facendo è importante. E perché è importante? Perché riuscire a diminuire il contagio significa garantire, lo ripeto, garantire il sistema sanitario, la tenuta del sistema sanitario, perché se noi avremo tanti malati di coronavirus che occupano le terapie intensive, il messaggio che vi voglio dare a chi esce per fare l'attività fisica, per fare la passeggiata, chi corre in bici, che se c'è un incidente non potrete essere curati perché non troverete posto in terapia intensiva. Se qualcuno ha un ictus, un vostro parente, un vostro conoscente, un amico, se ha un'emorragia, un qualsiasi altro problema che richieda un intervento importante, non potrà essere curato. Questo è quello che succederà se continueremo ad uscire, a tenere comportamenti errati, come ancora sto vedendo, come se con segnalazioni che ho, cose che vedo con i miei occhi, con gli occhi di tanti altri cittadini. Che senso ha andare in quattro a fare la spesa, un'intera famiglia? Ma vada uno solo, l'altro genitore rimanga con i figli a casa. Che senso ha prendere il pullman in cinque, un'intera famiglia, come mi raccontano gli autisti del CTM che ringrazio per il lavoro che stanno facendo? Che senso ha continuare ad uscire o organizzare, come mi dicono i rider, che fanno consegne? E ci sono persone dentro le case che riuniscono famiglie intere. Che senso ha organizzare feste nei parchi ai ragazzi? Lo dico. Che senso ha trovarsi per bere la birra? Ne avrete mille occasioni come questa. Agli anziani, anche a voi mi rivolgo, so che è faticoso. State a casa, siete i soggetti più a rischio. State a casa. Io vi faccio questo invito veramente con tutto il cuore, perché la conseguenza è una sola ed è questa. Mi dite cosa c'è di poco chiaro in questa foto? Questi sono i camion dell'esercito che portano via le bare da Bergamo perché non riescono, non c'è più posto in cimitero. La conseguenza è questa. Vale più di 1.000 parole. Allora, che è l'invito che vi faccio ancora una volta. State a casa perché noi non dobbiamo arrivare a questo. Non dobbiamo, e dipende da noi, non da altri. State a casa, rinunciate alle uscite, rinunciate alla corsa, a qualsiasi tipo di attività. Fate non per fare una cortesia al sindaco, non per fare una cortesia al presidente del consiglio, ma almeno per rispetto nei confronti di quei medici che sono in prima linea e che stanno facendo un mazzo tutti i giorni per garantirci l'assistenza sanitaria, per far sì che nessuno muoia, per
che sono impegnati in trincea, perché siamo in guerra, l'avete capito che siamo in guerra? Non c'è da scherzare, siamo in guerra e loro sono le persone in prima linea, fatelo almeno per rispetto nei loro confronti. Detto questo, potete contare sul comune, stiamo facendo tutto ciò che si può fare, sarò costretto a prendere nuove ordinanze per limitare ancora alcune situazioni che creano assembramenti. Se non lo farò io, se continuerete a uscire, ve lo dico, lo farà il governo, perché questa è la situazione in cui siamo. Per la stupidità di pochi ci passano tutti, ma dovremmo prendere ancora delle restrizioni per garantire la salute di tutti. Stiamo lavorando per garantire, per far sì che nessuno rimanga solo, per stare vicini ai più deboli con i servizi della Croce Rossa, dell'Associazione Mondo X, dei SAR di soccorso. Ci siamo, per qualsiasi cosa potete contare sull'amministrazione comunale. L'ultima cosa che vi chiedo è non insistete sulla sanificazione delle strade, perché dai pareri che abbiamo, dallo stesso Istituto Superiore della Sanità, non abbiamo alcuna evidenza che possa essere utile. E siccome costa molto, i soldi servono e serviranno per altro, perché dopo che finisce l'emergenza sanitaria o in contemporanea con l'emergenza sanitaria c'è un'emergenza economica che dobbiamo tutti affrontare come amministrazioni, e noi siamo in prima linea, perché siamo coloro che offrono i servizi essenziali al cittadino, dal trasporto pubblico, dall'igiene del suolo, dai servizi sociali, dai servizi domiciliari. Dicevo, i soldi servono per altro, quindi non continuate a chiedermelo. Quello che faremo, vi dico, è una sanificazione di tutti i luoghi dove le persone poggiano le mani, pensiline, ringhiere, balaustre, semafori, perché queste sono l'elemento più pericoloso e l'elemento che può generare di più il contagio. Quindi l'invito che vi faccio per finire è: state a casa, meno usciamo, prima ne usciamo.